Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Entro un mese la Regione presenterà un piano per l'attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, LEA, in Piemonte. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità Antonio Saitta in una comunicazione al Consiglio regionale. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri dei gruppi Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega Nord. Sono stati tutti confermati i vertici delle commissioni permanenti in occasione del rinnovo di metà mandato. Vittorio Barazzotto resta alla guida della Commissione Bilancio, Nadia Conticelli della Trasporti, Raffaele Gallo della Lavoro, Domenico Ravetti della Sanità, Silvana Costato dell'Ambiente e Daniele Valle della Cultura. Sono state consegnate al Presidente del Consiglio regionale 2.500 firme a fronte delle 600 necessarie per chiedere un referendum regionale abrogativo della legge sul riordino del servizio sanitario in Piemonte. Se il referendum verrà dichiarato ammissibile, partirà la raccolta delle 60.000 firme necessarie per l'indizione. 18 nuove pietre d'inciampo di Günther Demnig sono state collocate a Torino in memoria delle vittime del nazismo. Anche il Consiglio regionale era presente davanti al conservatorio all'installazione in ricordo di Leone Sinigaglia, musicista e compositore. Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale. Il Comitato Residenza e Costituzione per il terzo anno consecutivo ha dato la propria disponibilità alla posa di queste pietre. Rappresentano un piccolo museo diffuso. Che Leone Sinigaglia morì non in un campo di concentramento ma di infarto mentre veniva arrestato per poter essere avviato alla deportazione, ma ricorda le migliaia di musicisti che sono morti nei campi di concentramento nazisti. Proseguono fino al 13 febbraio le iniziative per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz in Polonia, organizzate con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e numerosi enti sul territorio. Un viaggio tra i mestieri del libro e della moda. Lo propone la mostra Come in un libro aperto, esposta fino al 22 febbraio all'ufficio relazioni con il pubblico dell'Assemblea regionale di Via Arsenale a Torino, con l'associazione Amico Libro e il liceo artistico Passoni. Aurelia Ferraris, Associazione Amico Libro. L'Associazione Amico Libro ha programmato con l'Istituto Passoni un percorso sul mondo del lavoro. Si è pensato di poter quindi condurre questo gruppo in questo progetto per essere quindi vicino ai ragazzi, per aiutarli a realizzare il loro futuro. Si è tenuta a Palazzo Lascheri su una delle tre giornate del seminario internazionale organizzato dalla CRIMEDIM dell'Università del Piemonte Orientale per promuovere le attività della medicina, dell'emergenza e dei disastri. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.